Benvenuti, siamo molto felici di avere il professor Bruno Moroncini, che è un grande amico, scusate, ho il fiatone, che è un grande amico dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è un grandissimo amico mio personale e vi consiglio di stringervi a fianco al professor Moroncini, di fare lunghe conversazioni con lui, perché una delle persone più stimolanti e a cui io sono veramente molto grato, ma sono grato più per le volte in cui non siamo d'accordo che per le volte in cui siamo d'accordo, perché è facile essere d'accordo. E invece la conversazione con lui è veramente estremamente stimolante e a volte mi convince, a volte mi radicalizza ancora di più nelle mie convinzioni, ma contribuisce a rendere più chiaro a me stesso il mio pensiero. Quindi veramente esercita ad altissimo livello l'arte della maieutica. Lo ringraziamo di essere qua e ora ci godiamo il suo bel seminario. Grazie Bruno. Allora riprendiamo i lavori di ieri, quindi la seconda puntata del seminario su Martin Heidegger, incentrato su un testo da Ursprung des Kunstwerkes, pubblicato, come abbiamo sentito ieri, in questa raccolta chiamato Holzwege. Come in ogni seminario su Martin Heidegger è necessario di confrontarsi con il suo linguaggio, il suo modo di trattare la lingua tedesca, di interpretare, reinterpretare concetti di altre lingue, soprattutto dal greco, e non per caso professor Moroncini ha dedicato ieri un gran parte del seminario proprio a queste spiegazioni, cominciando già da questo breve testo che Heidegger ha anteposto a questa raccolta di testi, Holzwege, che dimostra come lui gioca volutamente con il linguaggio. Prendiamo proprio il concetto Holzweg. Nella lingua moderna non si direbbe Holzweg, ma si direbbe Forstweg. Holzweg compare invece nella lingua moderna in un modo di dire, auf dem Holzweg sein, essere sulla strada sbagliata. E il fatto che lui gioca volutamente con questa espressione, vediamo proprio in questa espressione che lui utilizza, perché lui dice: boscaioli e i custodi del bosco conoscono bene queste strade e sanno che cosa significa essere su sentieri interrotti, o come è stato tradotto in quest'altra traduzione, sentieri erranti nella selva. Però non può rendere il modo di dire in tedesco auf dem Holzweg sein. So, auf dem Holzweg sein significa tu bist auf dem Holzweg, significa stai sulla strada sbagliata, ma lui vuole dire qualche altra cosa e lo fa volutamente e lo fa in tanti altri contesti. Quindi è necessario di occuparsi di questo linguaggio particolare di Heidegger, che in fondo è il suo tema principale, perché lui è convinto che gran parte della tradizione filosofica europea stava sulla strada sbagliata proprio perché rincorreva qualcosa che lui non considera filosofia, oppure quando parla filosofia spesso intende ciò che veramente significa la fine della filosofia, mentre il pensiero continua. Con Heidegger siamo sul Holzweg. Okay. Che ne dici? Ah certo, siamo. Dunque, intanto grazie a Massimiliano per le parole che mi ha voluto dedicare. Devo dire che
apprezzo molto l'amicizia di Massimiliano proprio perché in realtà lui mi è molto amico e mi stima molto, nonostante il fatto che spesso non siamo d'accordo per niente, il che è una cosa molto bella, insomma, sarebbe banale essere stimati perché si è d'accordo con quello che uno dice. In realtà questo fatto che mi stimi nonostante il nostro disaccordo, che si è molto spesso manifestato in queste aule, è una cosa che mi fa molto piacere. Allora, riprendiamo il discorso di ieri e oggi cerchiamo di centrare su questo tema appunto del rapporto fra l'opera e la verità, fra l'arte e la verità, che è una cosa abbastanza, come dire, strana e diversa da quello che si pensa comunemente, e Heidegger è pienamente consapevole di star ponendo una relazione, quella fra l'arte, l'opera d'arte e la verità, che non è minimamente consueta nella tradizione della filosofia, ma anche della cultura in generale. Vale a dire, siamo abituati da sempre, come lui stesso dice, a riservare il termine verità al campo della logica o del pensiero razionale, diciamo condotto però secondo regole molto strette, che sono le regole della logica appunto, e invece la questione dell'arte a quell'ambito che chiamiamo estetica. Ovviamente si potrebbero fare moltissime precisazioni, intanto estetica è un termine che viene usato in epoca moderna, probabilmente a partire dal Settecento, e ha già nella storia breve dal Settecento ad oggi almeno due accezioni particolari nella storia della filosofia, perché estetica, soprattutto nel Settecento, indica quell'ambito di ricerca che ha come proprio oggetto il tentativo di comprendere l'esperienza che si fa, che noi chiamiamo un'esperienza estetica, cioè che colpisce in primo luogo i nostri sensi, per cui il rapporto con l'opera d'arte, intendendo qui sostanzialmente o il bello naturale o l'arte figurativa, la scultura, l'architettura, colpisce immediatamente i sensi e la recezione avviene attraverso i sensi. Voi sapete, aesthesis vuol dire sensazione, per cui e tutta la grande estetica settecentesca è rivolta al tentativo di comprendere la formazione e, diciamo, le regole in base a cui si costruisce quello che viene chiamato il giudizio del gusto. Questo mi piace, questo non mi piace, che non è ovviamente la stessa cosa del questo è bello e questo è brutto, ma ovviamente sono profondamente legati, perché giudichiamo bello, almeno fino a quando non si è capito che anche il brutto attrae, quello che contemporaneamente ci appare o ci risulta come piacevole. Questa è un tipo di nozione di estetica che dura fino a Kant, ovviamente, che infatti non intitola nessuna sua opera estetica o lezioni di estetica, ma sapete che si parla del giudizio, che è giudizio finalistico, riflettente secondo Kant, e dove l'oggetto è quello del bello e del sublime come altra categoria propria dell'estetica, in un'opera che ha come titolo Critica del giudizio, non estetica. Per avere l'estetica dovete aspettare una stagione dell'idealismo tedesco più avanzato, dovete aspettare Schelling, cioè l'estetica come scienza filosofica del bello, e questa è un'altra accezione. È chiaro che in questa seconda accezione, cioè quella che è propria dell'idealismo tedesco, Schelling e soprattutto Hegel, ma anche in mezzo Hölderlin, che poi per Heidegger è molto importante, in realtà si pone questo problema del rapporto fra l'arte e la verità. Cioè l'arte non è, come dire, un'attività, come molto Settecento può pensare, di semplice intrattenimento o, diciamo, di... Pensate alle corti europee in cui venivano rappresentate le opere di Mozart o degli altri grandi musicisti. Diciamo che il pubblico non è che fosse particolarmente interessato alla resa estetica, era più come dire, un luogo di riconoscimento sociale. Cioè anche
perché venisse riconosciuta all'artista un ruolo sociale importante ci vuole del tempo. Pensate alla Bohème, che significa che chi sceglie la via dell'arte è destinato sostanzialmente a campare malissimo. Pensate alla Bohème, proprio opera di Puccini, in cui il pittore, il musicista e gli altri fanno una vita molto grama, perché nessuno li pensa e nessuno li riconosce. Ora, è chiaro che Heidegger è più vicino, a mio parere, a questa tradizione, cioè al momento in cui l'arte è inserita appunto o come in Schelling è addirittura l'organo specifico del rapporto con l'assoluto, oppure come in Hegel, in cui è un momento fondamentale dello spirito assoluto, cioè ciò luogo in cui lo spirito comprende se stesso, come dicevamo ieri. Però diciamo che tradizionalmente fra arte e verità, fra opera d'arte e verità, non c'è un ragione. Si può dire che c'è una verità specifica dell'opera d'arte, ma si conserva la distinzione anche di quando si riconosce che ci sia qualcosa per cui l'opera d'arte può avere, essere letta o definita come veritiera, che però la distingue da quello che per noi è la verità, che appartiene all'ambito della logica, all'ambito del pensiero razionale. Heidegger è ben consapevole che ponendo o dichiarando che l'opera è il luogo in cui accade o la proprietà o diciamo l'esecuzione specifica dell'opera è proprio la messa in opera della verità, è consapevole di star facendo un'affermazione molto profonda, molto innovativa, che ha conseguenze molto pesanti. Ovviamente questo comporta, ma questo ho provato ieri a in qualche modo anticiparvelo, una modificazione del concetto di verità, che per esempio non può più essere, secondo il modello che ha imperato nella storia della metafisica occidentale sostanzialmente fino alla fine dell'Ottocento, forse con Nietzsche viene messa in discussione in modo definitivo, la verità come adeguazione fra intelletto e cosa, cioè fra la rappresentazione o la costruzione mentale, concettuale, e la cosa lì fuori di noi. Questa stessa modalità che voi trovate ancora in Cartesio in maniera esplicita, no? Cartesio, che è in fondo il filosofo che individua un campo che si sottrae senza scadere nella doxa al campo specifico della verità, e che è il campo della certezza soggettiva, della certezza del cogito, no? Che è la grande scoperta cartesiana. Esiste un ambito che è quello della autoconsapevolezza del cogito, che pur non avendo da sé la forza per passare al rango della verità, tuttavia ha una sua autonomia radicale. Non siamo in un ambito empirico, effimero, transeunte, siamo in un ambito invece di una certezza, di un fondamento inconcusso su cui il cogito può poi costruire senza difficoltà tutto il resto dell'edificio dei saperi. La verità però non è qualcosa che il cogito può instaurare da solo. La verità necessita di un terzo che fa da garante della corrispondenza, appunto, dell'adeguazione, anche qui in questi termini, fra la rappresentazione, il fatto che io sia certo di vedere voi qua che siete di fronte a me, e però io posso, per quando resto nella mia rappresentazione cogitante, posso sempre avere il dubbio che voi non siate che degli automi fatti perfettamente e che imitate un essere dotato di coscienza come io so di essere nella mia certezza soggettiva. Se non c'è un Dio garante del fatto che voi siete invece quali io vi vedo, cioè degli esseri umani dotati di coscienza come me, io non potrei mai passare dall'ambito della certezza all'ambito della verità. Vedete che nonostante
il carattere, come dire, rivoluzionario di Cartesio rispetto alla storia dell'ontologia occidentale, Cartesio però conserva la nozione classica della verità come adeguazione fra la rappresentazione intellettuale e la cosa. E dunque, per affrontare questo problema del rapporto fra l'arte e la verità, e perché l'opera d'arte sia il luogo dove accade la verità, perché non è tanto che l'opera ha un rapporto estrinseco con la verità cui noi potremo giungere attraverso altre strade. L'opera e l'esperienza che noi facciamo dell'opera è di per sé un essere posti di fronte all'accadere della verità. Come vedete, al di fuori di qualunque struttura logica o intellettualistica, o che proceda appunto per applicazione di categorie dell'intelletto a dati della percezione sensibile. È l'esperienza in quanto tale dell'opera, stiamo davanti al quadro di Van Gogh e lo guardiamo. Ovviamente Heidegger, questo poi lo vedremo nello specifico, va a memoria, nel senso che non essendoci ancora la rete e non potendo chiamare sul desktop l'immagine di un qualunque quadro della pittura occidentale e anche non occidentale, è evidente che Heidegger è dovuto andare, come poi dice, a Shapiro, che gli chiede: ma lei dove l'ha visto il quadro? Dice: ho visto una mostra ad Amsterdam di quadri di Van Gogh e ovviamente avevo nella memoria i quadri che avevo visto. Noi possiamo fare, ma l'importante è che al di là di questo fatto che qua ci sia il ricordo, quello che Heidegger può avere pensato mentre stava davanti materialmente al quadro, quello che conta è appunto è che l'esperienza diretta, non mediata da qualcos'altro, da un apparato logico o da quegli apparati che usano spesso gli storici dell'arte, no? Gli storici dell'arte ricostruiscono o da un punto di vista iconografico, perché certe scelte di certe figure, certe composizioni, oppure le tecniche del colore o le tecniche del disegno, oppure i rapporti con i committenti, no? Poiché gli artisti lavorano molto spesso su committenze. Ho bisogno di una bella Madonna per metterla nella chiesa, fammela. Allora, se un imbianchino fa una Madonna, come dire, stereotipa, e se Raffaello fa una cosa particolarmente grande, e poi evidentemente le reazioni delle persone all'esposizione a questo tipo di quadri comportano la differenza fra Raffaello e un qualunque pittorucolo di Madonna. Cioè, allora, si tratta di un'esperienza diretta per cui l'opera si presenta come luogo in cui accade la verità. Non ci sono mediazioni, o perlomeno Heidegger così, come dire, imposta la cosa. Allora, per affrontare questo problema, di come Heidegger poi cerca di risolvere questo problema del rapporto arte-verità, dobbiamo ripartire dalla questione della cosa, perché ormai avete capito che in realtà questo testo è un testo che più che sull'opera d'arte si interroga su uno dei termini più usuali della metafisica o dell'ontologia occidentale, che è il termine res, per la banale ragione che res traduce o è equivalente da un certo momento in poi di sostanza. Ho fatto riferimento a Cartesio per puro caso, ma insomma tenete conto che Cartesio resta, nonostante la sua modernità, un pensatore sostanzialista, cioè nel senso lui non si discosta dall'impianto della tradizione occidentale, perché lui pensa per sostanze, dice le sostanze sono solo due. Aristotele pensava che fossero molteplici, perché le sostanze, ognuno di noi è una sostanza per Aristotele in fin dei conti. Le astrazioni sono le categorie, ciò con cui si dice che qual è l'essenza di quella sostanza. Cartesio dice no, le sostanze sono solo due,
perché tiene conto anche di trasformazioni dei saperi, specialmente delle scienze moderne ovviamente, che nel frattempo si sono imposte, una sostanza estesa, coniata su un modello geometrico, e una sostanza pensante. Ma sono res. Cioè il termine res è così importante per Heidegger perché da un certo momento in poi res equivale a sostanza, cioè a un concetto chiave della tradizione filosofica occidentale. Per cui, se noi fossimo cartesiani, dove le mettiamo le opere d'arte? Ovviamente non c'è un'estetica di Cartesio, né Cartesio pare abbia mai mostrato di interessarsi molto della questione dell'arte, ma le avrebbe classificate ovviamente fra le res extense. Dove volete mettere un quadro o una statua se non nello spazio? Certo, poi erano delle res extense un po' particolari, perché evidentemente poi intorno ad esse si sviluppa un altro discorso. Ma capite che porre la questione della cosa è, da questo punto di vista, la questione essenziale di una tradizione filosofica che ha nel concetto di sostanza, come dire, il suo perno centrale. Ora, noi abbiamo visto ieri in parte questa questione della cosa, no? Tutti i significati di res e come noi pensiamo alle cose. Alle cose le pensiamo intanto come degli oggetti che popolano uno spazio che si offre a noi, oggetti che stanno nel mondo o fanno parte del mondo, e che tendiamo, e questo è il problema, a trattare come delle mere cose che ricevono una specificazione, una qualificazione, dunque anche una differenziazione, perché ad esse si aggiunge in un secondo momento qualche altra cosa, un segno distintivo, una forma. No? Perché all'inizio le cose sono appunto pura materia. E voglio leggervi intanto, iniziare a leggervi dei passi di Heidegger del testo che chiariscono questo punto. Cioè, ovviamente adesso vado a trovare dove sta, non so se stava nella pagina precedente. Vabbè. Ah, ecco. Queste scene di chi fa la conferenza che va alla ricerca, mi rendo conto che sono un classico, io vorrei evitarle, ma non si riescono mai ad evitare. Ci si perde sempre qualcosa mentre si parla. Allora, dice Heidegger, la prima cosa, noi non possiamo, come dire, astrarre dal fatto che l'opera si presenta in primo luogo come una cosa che è fatta fondamentalmente di una materia. E vi leggo un riassunto di un passo in cui questo è molto chiaro. Dice Heidegger che c'è sempre un materiale di cui è fatta l'opera, per esempio il materiale pietroso dell'opera architettonica, è fatto di pietre un tempio o un palazzo, oggi è fatto di cemento armato, ma non cambia molto, vorrebbe dire che è il cementoso il materiale di cui sono fatti oggi gli edifici. Il ligneo nei lavori di intaglio, per esempio. Ma non soltanto, come dire, aspetti materiali che noi siamo abituati a considerare come materiali perché gli attribuiamo una pesantezza, un'opacità, no? Il legno, la pietra. Ma anche il cromatico nell'opera, perché il cromatico non è semplicemente il fatto che noi vediamo dei colori, ma significa che il pittore ha lavorato con delle paste, le ha impastate diversamente, è da questo che ha ottenuto i colori, e che lui deve essere un piccolo chimico, perché deve anche capire come comporre insieme, intanto di che cosa sono fatti i materiali di cui sono fatti i colori, perché i colori ovviamente non è che esistano in natura. Sono materiali diversi e il pittore può, come sapete, inventarsi un colore operando appunto come un chimico, componendo diversamente le componenti di vari colori. Per cui si parla di un tipo di rosso specifico,
che non lo trovate in natura, perché è una invenzione specifica della tecnica pittorica in quel caso. Per cui il cromatico è una materia. Ma appunto, come avevo detto già ieri, noi poi pensiamo che c'è qualcosa d'altro, cioè che non basta dire che l'opera è fatta di un materiale. Anche un testo letterario è fatto di un materiale, che sono le lettere, o i suoni, se leggete ad alta voce quelle lettere scritte. E vi dicevo ieri che anche un prosatore tiene conto dell'effetto di ritmo della sua modo di scrivere, cioè pronuncia ad alta voce quello che legge o se lo dice, in modo da sentire il ritmo. Il poeta sicuramente, laddove usi il verso e la metrica, ha il senso del ritmo in maniera molto più esplicita. È più complicato pensarlo nella prosa, ma c'è anche nella prosa. Se provate a leggere ad alta voce testi letterari, vi accorgerete che c'è un ritmo che è specifico di ogni grande scrittore, non è uguale. Qualcosa che va al di là di questo elemento materiale o contenutistico, come noi siamo oggi più abituati a dire, che è appunto quel tanto che poi fa di quell'opera, di quella cosa, una cosa con una qualità specifica, che può essere di vario genere. Perché? Perché guardate, che prima ancora, ed è tutto il discorso che provavo ieri a fare sulla questione dell'artigianato, del fatto che fra arte e artigianato anche linguisticamente c'è una parentela profonda, che un artista deve essere in primo luogo un bravo artigiano e possedere una tecnica specifica per poi essere anche un artista, anche se non qualunque artigiano è un artista, ma un artista sicuramente è anche un artigiano, su questo non può esserci dubbio, deve avere il possesso specifico di una tecnica. Perché questo che vale per l'opera d'arte, o quello che noi individuiamo per tradizione, per comodità, perché tutti lo pensano che sia tale, cioè l'elemento artistico che si aggiunge a quella materialità, questo vale anche per un altro modo di pensare alle cose, e cioè al fatto che le cose sono, eccetto che laddove siano ridotte a mere cose, delle cose che ci servono in vista di qualche cosa. Anche un martello è una cosa, ma se voi la prendete dal ripostiglio dove l'avete messo, perché dovete mettere un chiodo nel muro, il martello diventa quello che Heidegger chiamerebbe un utilizzabile o un mezzo per. E in realtà noi, nel nostro rapporto col mondo, cui accennavo già ieri, difficilmente incontriamo delle mere cose, normalmente incontriamo degli utilizzabili. Come sapete, anche gli altri esseri umani possono essere dei mezzi per, non è escluso purtroppo che questo possa accadere. Vale a dire, la prima determinazione, il primo esistenziale, che già in essere tempo era stato individuato da Heidegger, ed era l'essere nel mondo, tuttavia però il problema è che il mondo da che cosa è formato? Non tanto perché il mondo non è un recipiente in cui ci sono delle cose, il mondo è appunto un orizzonte a partire da cui le cose che incontriamo nel mondo prendono senso, no? Cioè bisogna invertire il rapporto, il mondo non è la somma di tutto ciò che di tutti gli enti che incontriamo, ma è l'orizzonte a partire da cui quegli enti che incontriamo acquistano un senso per noi, e questo senso, fondamentalmente, prima di ogni approccio teoretico o logico, è che sono delle cose che servono a qualcosa. Se non servono a niente, o perché si sono rotte, o perché non capiamo più qual era il loro uso originario, ecco che questi oggetti diventano delle mere cose che normalmente buttiamo nella spazzatura, che è il luogo dove vanno a finire le mere cose quando non servono più. Per cui,
Già questa è un'indicazione importante, perché non è tanto che noi dobbiamo semplicemente abbandonare il terreno delle cose che ci sembra il più ovvio e il più normale per incominciare a parlare dell'opera d'arte, per passare all'ambito dell'opera d'arte. Ma già quando noi parliamo degli utilizzabili, delle cose come ci si presentano nella quotidianità, cioè come mezzi che servono per realizzare un fine e che poi a loro volta questi fini sono altri mezzi per altri fini, e la domanda resta sempre quella: ma poi c'è un fine ultimo in cui tutto questo, ma il fine ultimo è l'esserci stesso che è in rapporto, in commercio con il mondo attraverso gli utilizzabili. Ebbene, questo, la stessa domanda verte appunto sugli utilizzabili, su quello che Zaccaria traduce attrezzo, che Chiodi usa mezzo per, o utilizzabile nella traduzione di essere tempo, la cosa è sempre quella. Cioè, perché anche qui c'è un problema: come affrontiamo da un punto di vista, o come è stato affrontato da un punto di vista della tradizione metafisica e ontologica occidentale, questa questione che noi abbiamo a che fare con dei mezzi per, e che questo è, diciamo, ciò che veramente incontriamo nel mondo. E il fatto che la metafisica ci invita, per comprendere questi mezzi con cui abbiamo rapporti, a utilizzare il concetto di cosa, in realtà è un modo per perdere il rapporto con quello che veramente noi incontriamo nel mondo. Cioè, la questione non riguarda le opere d'arte, che essendo più nobili, oddio, come possiamo dire che sono delle cose, dobbiamo semplicemente aggiungerci quello che le qualifica e le nobilita. Ma questo vale anche per gli attrezzi, vale anche per questo microfono, che, con cui io sono in un rapporto di distanza e di attenta, come dire, cura, visto che pure è ricoperto, per evitare che io poi lasci la mia saliva e che arriva un altro e si becca il coronavirus che saltella dal microfono verso la bocca di... Questo oggetto è un mezzo per, è una mera cosa a cui aggiungiamo l'utilizzabilità, oppure nella sua immediato darsi è già da sempre un mezzo per, è già da sempre un attrezzo, anche se è il prodotto di una tecnica molto moderna, no? E non è il martello, o non è, come dire, il megafono, oppure fare così con le mani per fare in modo che la mia voce arrivi anche nelle ultime file di questa grande stanza. Cioè, il problema non è che riguarda solo le opere, riguarda anche i mezzi per. E in fin dei conti, le opere non potrebbero essere intanto anche loro dei mezzi per? Perché prima di prendere un quadro che rappresenta la Madonna e portarlo in un museo, il che significa, cioè, guardate, qua incontrate solo opere d'arte, perché uno che entra in un museo, il presupposto è questo, che ci sono opere. Quando entrate infatti in una galleria d'arte contemporanea, chiunque di noi ha un effetto di straniamento, perché diciamo: queste sono opere, e si trova di fronte delle cose molto strane. Il museo a questo serve, ed è un'invenzione tutta moderna, è ottocentesca la costruzione del museo, cioè un luogo pubblico e non più privato o religioso, in cui si conservano per una fruizione di massa quelle che una tradizione considera opere d'arte. Allora, io parto dal presupposto che appunto quelle siano opere d'arte. Ma questo vale appunto, ripeto, per qualunque altro oggetto. Perché se voi appunto, scusate, avevo perso il filo, se voi entrate nella chiesa, davanti, facciamo l'esempio ricordandosi una gag di Massimo Troisi, vado a pregare San Gennaro che mi faccia vincere un terno al lotto perché sto disperato. E sapete, c'è la famosa gag, lui e Lello Arena, che si combattono fra di loro su chi fra i due, il povero San Gennaro, deve preferire. Ognuno
porta, diciamo, dice questo è un fetente, non lo stare a sentire, è cattivo, io sono invece una persona seria, io ti rispetto, ti porti i ceri. Bene, la statua di San Gennaro, scusate, è un mezzo per, ma vale anche per una Madonna di Raffaello, perché se la povera beghina non sa manco chi è Raffaello, prega davanti al ritratto della Madonna che gli faccia avere, che ne so, la grazia, che la mandi direttamente in paradiso evitandole il purgatorio e sicuramente le eviti l'inferno. Cioè, dove sta scritto che l'opera non si presenta come un mezzo per? Se io sono un signore del Cinquecento, Lorenzo dei Medici, e ordino a un grande pittore di fare un mio ritratto e me lo metto nella galleria del mio palazzo, questo oggetto che noi consideriamo un'opera d'arte, che se la trovate poi in un museo lo trattate come tale, all'inizio, scusate, che cos'è? È un mezzo per glorificare la mia persona che è riuscita a ottenere grandi risultati, ha avuto degli onori pubblici, è stato riconosciuto e via di seguito. E questa è la sua funzione, è un mezzo per. Siamo noi che attribuiamo all'opera una sua aurea diversa. La cosa paradossale è che attribuiamo all'opera d'arte un'aura particolare esattamente quando l'aura dell'opera è definitivamente scomparsa, perché se ricordate o avete letto il testo di Benjamin sull'opera d'arte nell'epoca della sua riproduzione tecnica, voi sapete che in realtà l'aura appartiene ad epoche passate. L'aura di un'opera, per esempio di un quadro in una chiesa, non sta nella sua artisticità, che non si capisce bene che cosa sia, sta nel fatto che incarna, diciamo, è portatrice di una esperienza accumulata che per esempio è un'esperienza religiosa, che è anche un'esperienza comunitaria, della comunità che si riconosce intorno a quel luogo che è la Chiesa, che oggi è un luogo da visitare perché fa parte del patrimonio culturale, ma che in altre epoche, insomma poi non molto lontane, 70-80 anni fa in Italia, è il luogo intorno a cui si raccoglie una comunità, perché lì si manifesta Dio. Vedete che allora è una questione tutta nostra quella di isolare l'opera d'arte come se avesse una qualità specifica che non sappiamo manco capire bene in che cosa consista, perché poi sapete bene com'è difficile dire ma perché questo è bello. Come diceva Kant, è un universale, perché tutti pretendiamo che se diciamo che una cosa è bella valga in ogni caso e per chiunque, ma che è senza concetto, perché laddove cerchiamo di trovare una concettualità che mi faccia acquisire intellettualmente in che consista la bellezza, la difficoltà diventa enorme. Tant'è vero che vi si dice diventate esperti d'arte attraverso l'esercizio, diciamo il raffinamento del gusto. Ma che vuol dire tutto questo? Certo, è chiaro che se io vivo a contatto con esperti d'arte che già sanno, li ascolto, vado a visitare mostre, probabilmente dopo una decina d'anni incomincerò anch'io a saper distinguere una crosta da un'opera. Ma se io non ho questa preparazione, è perché qualcuno mi dice, perché è un endoxa il fatto che quello sia un artista e quell'altro no. È un problema molto complicato. Allora, se vale per l'attrezzo, vale anche per l'opera d'arte. Ed è questa la via, cioè l'abbandono del concetto di res proprio della tradizione occidentale a favore del concetto di utilizzabile o attrezzo, che era stato elaborato da Heidegger già in Essere e Tempo, dunque non è una novità di questo testo, è presupposto che io ho una via d'accesso all'opera d'arte. E infatti è proprio questa la modalità con cui Heidegger mette le cose. Perché c'è questo passo, che adesso vi leggo, perché poi le perifrasi fino a un certo punto valgono, ma... E cioè... Con un gesto che va detto anche... Qua bisogna anche capire la retorica con cui è scritto questo testo, perché se no ci si lascia ingannare. Perché dopo tutta questa storia della cosa e via di seguito,
e aver messo in gioco la questione dell'attrezzo, cioè dell'utilizzabile, Heidegger a un certo punto si pone questa domanda: ma quale cammino conduce all'attrezzalità dell'attrezzo? Cioè, quale via ci permette di arrivare a capire in che consiste questo carattere dell'utilizzabile in quanto tale? Ricordatevi sempre che quando ha dovuto spiegare il primo modo di concepire le opere, ha detto: le opere stanno appese nel museo come i fucili da caccia nella stanza, nella casa di campagna di un aristocratico che si dedica alla cacciagione. Cioè, è da lì che parte il ragionamento di Heidegger. In che modo è possibile esperire ciò che l'attrezzo è in verità? Heidegger lo sta introducendo di soppiatto, la questione della verità. Cioè, ci chiediamo: qual è la verità dell'essere un attrezzo, dell'essere un mezzo per, che è la modalità, come dire, quotidiana e normale con cui le cose ci si offrono nel nostro commercio col mondo? Il procedimento ora richiesto deve evidentemente tenersi lontano da quei tentativi che recano con sé i soprusi delle interpretazioni abituali, che sono tutte quelle che ha detto prima e di cui credo abbiamo parlato in maniera abbondante. Descrivere un attrezzo, lasciando da parte ogni teoria filosofica, questo ovviamente è retorico, lasciando da parte ogni teoria filosofica detta da Heidegger, uno dice: ma questo ci piglia in giro. È chiaro che è un espediente retorico per introdurre l'idea di un approccio all'opera che non tenga conto, o che tenti, insomma, per quel che è possibile, di non tener conto di tutto quello che la tradizione, la cultura, lo spirito di un'epoca ci dice, o ci dice che bisogna pensare intorno all'opera. Il modo migliore è questo, appunto, di avvicinarci all'attrezzo in quanto tale, senza qualunque teoria filosofica, dice Heidegger, è il modo migliore per garantirci da quel pericolo di cadere nelle modalità tradizionali di lettura. Come esempio, scegliamo un manufatto, un attrezzo abituale. Abituale poi non si capisce per chi, perché secondo me nei mini contadini di oggi portano scarpe di questo tipo che si vedono rappresentate nei quadri di Van Gogh, ma insomma porteranno le scarpe da ginnastica come ormai tutti quanti gli uomini e le donne del mondo. Un paio di scarpe contadine. Per descriverle non c'è nemmeno bisogno, come modello, di un esemplare concreto. Perché a questo punto, pensate a Heidegger che parla nella conferenza, uno si aspetterebbe che Heidegger da sotto la tavola cacciasse un paio di scarpe da contadino, le mettesse sul tavolo, no? E mostrasse agli uditori, dice: ecco, noi parliamo di questo attrezzo. Dice: no, non c'è bisogno che ci sia un vero paio di scarpe, che poi come avrebbe fatto a procurarselo, a meno che non l'avesse lui stesso scarpe da contadino o da boscaiuolo. Le scarpe sono note a chiunque. Anche questa è un'affermazione retorica. Cioè, perché non serve mostrare un paio di scarpe vere e proprie? Perché tutti noi sappiamo cos'è un paio di scarpe, non è quella la questione. Tant'è vero che per fare questo approccio specifico noi possiamo usare un'altra strada. Tuttavia, dice, siccome è richiesta una descrizione immediata, cioè che non sia mediata appunto dalle teorie filosofiche, da quello che sappiamo e pensiamo, può essere bene facilitarne la visualizzazione. Cioè, io ho bisogno, Heidegger non ha a disposizione manco una macchina per proiettare diapositive, bisogna pensare, perché a questo punto avrebbe potuto proiettare il quadro di Van Gogh. Dice: poiché c'è bisogno di visualizzare questo oggetto, non avendo e non essendo necessario avere un paio di scarpe vere e proprie, che cosa facciamo? E qui, come dire, c'è il colpo da teatro, no? È proprio come il prestigiatore che caccia il coniglio dal cilindro. Scegliamo allo scopo un noto quadro di Van Gogh.
il quale ha più volte dipinto questo calzare, queste scarpe. Anche qui è tutta una costruzione che andrebbe indagata letterariamente di per sé. Scegliamo a caso, ovviamente se l'è preparato chissà da quanto tempo questo exploit di fare riferimenti, che è un modo per colpire l'uditorio che non se lo aspetta all'epoca, che siamo nel 35 e mica Van Gogh è un artista quotato per cui i suoi quadri vengono venduti alle aste a prezzi spaventosi. Non è così. È il 35, dovete ricordarvelo questo, forse anche qualche anno prima, nelle primissime stesure di questo testo. E lui che cosa fa davanti a un uditorio di vecchiazzi tedeschi, insomma, professori universitari? Lui mette fuori una cosa modernissima da questo punto di vista. Fa riferimento a un quadro di un pittore moderno che all'epoca probabilmente non è riconosciuto come tale nella sua grandezza. Perciò vi dicevo ieri, è vero che Heidegger capisce poco di cinema, non gli interessa, non, secondo me non va a vedere il film, non è interessato, però è molto avanzato dal punto di vista delle scelte estetiche, perché fa riferimento a cose che alla sua epoca sono ultramoderne e probabilmente poco accettate ufficialmente dal discorso pubblico dominante. Usiamo il quadro di Van Gogh, il quale ha più volte dipinto questo calzare. Ma che ci sarà mai da vedere? Tutti sanno com'è fatta una scarpa, a meno che non si tratti di zoccoli o di sandali di corda, vi si trovano suola di cuoio e tomaia, unite l'una all'altra con cuciture e chiodi. La retorica è sempre più potente. Cioè, e che bisogna vedere in questo quadro? Che cos'è una scarpa? Una scarpa è questa, fatta di cuoio, di questi materiali, molto poveri, essendo una scarpa da contadino, che ha ovviamente l'unico obbligo di essere bella consistente, perché figuratevi il contadino la distrugge in due giorni se la scarpa non è una scarpa fatta molto resistente, il che automaticamente significa che non è bella questa scarpa. Se dovessimo valutarla sul piano dell'arte del calzolaio, queste scarpe sono molto rozze. Un attrezzo siffatto serve da calzatura, letteralmente serve per vestire i piedi. Allora, capite che noi che vediamo? Vediamo una scarpa. Che cosa ci mostra in realtà il quadro se noi stiamo più a lungo a osservarlo e sgombrando la nostra testa da tutto quello che si sa già su che cos'è l'arte, come va capita e via di seguito, cerchiamo semplicemente di, ovviamente ci vuole anche, secondo me poi non è che chiunque fa questa operazione, di quelle che adesso vi leggerò un attimo, fra un attimo, che è bella complessa, è Heidegger che ha fatto questo tipo, secondo me non lo ha fatto nemmeno mentre stava davanti al quadro, lo ha fatto rievocando l'esperienza che questo quadro gli aveva fatto e ciò a cui lo aveva fatto pensare, e chiamando in causa probabilmente anche una serie di sue convinzioni. Ma al di là di tutto questo, che ovviamente è un problema per capire fino in fondo un testo come questo, noi... il punto è che fin quando stiamo a, possiamo anche dire, vabbè, è uno dei tanti quadri che Van Gogh ha dipinto e in cui ha dipinto scarpe da contadino. Non è più o meno bello di altri, non ci dice nulla su che cosa siano le scarpe. In realtà, il quadro, proprio perché queste scarpe non sono più degli utilizzabili, anche se in quanto tali sono un attrezzo, però come vi dicevo ieri, delle scarpe dipinte evidentemente non funzionano più come scarpe e probabilmente fin quando sono usate come scarpe, cioè stanno ai piedi del contadino, non manifestano questo loro carattere di che cosa vuol dire essere veramente un attrezzo. Cioè questo è possibile solo attraverso l'opera, il che, come capite, non riguarda tanto
o comunque non è in gioco, perché non lo possiamo sapere, una particolare abilità di Van Gogh. Certo, evidentemente questo è in gioco. È in gioco che cosa queste scarpe dovevano significare per Van Gogh, perché noi sappiamo che Van Gogh è un mistico evangelico, pensa che bisogna portare il Vangelo nel mondo, e che la sua arte pittorica fa parte di questo disegno. E certo che ovviamente non vuol dire che chiunque pensi questo sia un grande pittore. Ancora una volta, non è che questo ci spiega l'artisticità di Van Gogh, però è un elemento che ci aiuta nel tentativo di capire che cosa c'è dietro al fatto che Van Gogh dipingesse scarpe di contadino, perché ovviamente c'è anche un problema. La tradizione della pittura italiana, della pittura europea, è, sapete, i temi e le cose rappresentate appartengono o a tradizioni religiose o a tradizioni civili, appunto, i quadri che rappresentano i grandi personaggi dell'epoca, il Papa, il Gran Signore, oppure i contenuti dei racconti biblici o appunto la rappresentazione religiosa. Poi c'è anche una tradizione delle nature morte, che in genere però sono cacciagione, oppure frutta, come sapete, raramente pesce. Ed esiste questa tradizione, che riguarda anche il fatto che gli artisti, come sapete, che una delle questioni della pittura è come si rappresentano i cavalli, perché questa è una sfida tecnica. Come si fa, visto che l'immagine nella pittura è immobile, a rendere attraverso la pittura l'idea del movimento del cavallo? Si tratta di come si dipingono le zampe del cavallo, gli arti del cavallo. Ed è un problema, cioè ogni grande pittore a un certo punto nella sua educazione tecnica si confronta anche con queste questioni. Monet continuava a dipingere le ninfee che vedeva da casa sua nel laghetto, e a tutte le ore del giorno, perché voleva cogliere le variazioni della luce e gli effetti di conseguenza che questo comportava sulle ninfee. Non c'è nessuna grandezza in questi oggetti rappresentati. Anche questo è un tratto della modernità. Cioè, il moderno decide anche che sono oggetti di pittura, dell'arte, oggetti usuali, oggetti, banali, quotidiani, come le scarpe da contadino. Anche in questa scelta c'è da parte di Heidegger una opzione per l'arte contemporanea, che uno non si aspetterebbe, ma c'è, perché l'arte contemporanea è esattamente un'arte, o l'arte moderna, che incomincia a dipingere oggetti privi di una loro nobiltà, oggetti comuni, attrezzi utilizzabili che si danno nel commercio quotidiano, un fiore o le scarpe da contadino. Bene. Quando queste scarpe da contadino sono isolate nell'opera, nel quadro di Van Gogh, in realtà, se stiamo più attenti, ci accorgiamo che ciò che si mostra nell'opera, in questo quadro o nella serie dei quadri che Van Gogh ha dedicato alle scarpe da contadino o da contadina, questa è una cosa su cui non dicono niente, ma colpisce che improvvisamente diventa femmina questo soggetto, perché all'inizio è maschio, si parla di scarpe da contadini genericamente, poi diventa maschio e poi improvvisamente diventa femmina e resta femmina per tutto il resto del saggio. Perché ci sia questi spostamenti di genere è difficile da dire e meriterebbe un discorso a parte. Vediamo allora che cosa Heidegger trae da questo quadro, che rappresenta un attrezzo, ma che lo rappresenta come sospeso dalla sua utilizzabilità, perché appunto le scarpe dipinte nessuno le indossa. Dall'oscuro dell'involto consumato delle scarpe si protende la fatica dei ritmi di lavoro. Nella corposa, nella corposa ruvidità della calzatura si rafferma la durezza dei passi fra i solchi. Sul cuoio restano la freschezza
e l'umidità del terreno. Sotto le suole si fa incontro la singolarità del sentiero campestre all'imbrunire. Nelle scarpe vibra il richiamo scabro della terra, il maturare silenzioso delle sue messi e il suo impenetrabile negarsi quando essa si mostra nell'incoltezza del campo invernale. In questo attrezzo respirano l'apprensione senza lamenti, per la sicurezza del pane, la gioia senza parole, per lo stato di bisogno nuovamente superato, il trepidare nell'imminenza della nascita e il tremare nell'avvolgente minaccia della morte. Questo attrezzo appartiene alla terra ed è custodito nel mondo della contadina. Proprio in virtù di tale appartenenza custodita, l'attrezzo è in sé quel che l'attrezzo è. Questa è la verità che si manifesta nell'opera. Che cos'è un attrezzo? In verità. Cioè, le scarpe da contadina racchiudono in sé, ma solo quando sono dipinte e rappresentate, non quando sono effettivamente calzate, il mondo della contadina, il mondo contadino nella sua interezza, nel suo rapporto con la terra. Beh, è chiaro che qua l'idea della terra è facilmente comprensibile, perché il contadino si presume che lavori la terra e dunque abbia un rapporto stretto con la terra, che il contadino la apre la terra, in qualche modo la deflora. Voi sapete questa metafora antica, che lavorare la terra è come deflorare una donna, una vergine, per ottenerne i frutti, per cui si apre il solco e si mettono i semi, si ricopre il solco, si attende l'opera della natura e dalla terra, in questa parte nascosta della terra, dove la terra custodisce nei mesi invernali, dove il gelo potrebbe distruggere i semi, la terra custodisce questi semi e permette che in primavera o in estate i semi germoglino. Nelle scarpe da contadina rappresentate viene fuori che cos'è veramente un attrezzo, perché la contadina o il contadino si affida. Heidegger parlerà un attimo dopo della fidatezza dell'attrezzo, perché chiunque di noi si affida allo strumento, perché lo strumento non è semplicemente una cosa, ma è ciò attraverso cui noi abbiamo un rapporto con il mondo, cioè con quell'orizzonte di senso all'interno di cui le cose assumono un ruolo per noi, contemporaneamente però con ciò che resta in riserva e che alimenta costantemente questa apertura del mondo. Allora, si può dire ovviamente che qua il riferimento di Heidegger sia un pochino reazionario, perché sarebbe interessante se questo ragionamento fosse stato fatto con una macchina industriale. Cioè, la macchina industriale rappresentata. Facciamo un esempio che Heidegger non avrebbe gradito. Famoso film di Charlie Chaplin, Tempi moderni, in cui c'è la famosissima scena, ormai diventata di culto, dell'operaio che durante la pausa viene afferrato dall'ingranaggio di questa macchina e incomincia a girare dentro la macchina. Tutti noi sappiamo che questa scena famosa potremmo applicare un criterio simile a quello che applica qui Heidegger con le scarpe da contadina. Che cosa ci dice in verità questa scena del film di Charlie Chaplin? Ci dice il rapporto fra il mondo dell'industria manifatturiera, il ruolo che in esso vi gioca il corpo umano e la soggettività umana, e anche di conseguenza tutte le riserve che la terra, che vengono utilizzate perché questo mondo si realizzi, che potremmo dire vengono letteralmente sfruttate perché questo mondo si realizzi. Cioè, io posso, come dire, trasporre questo discorso di Heidegger, che chiaramente risente di scelte culturali, politiche di Heidegger. Heidegger è sicuramente un pensatore
prima che nazista, è un conservatore in politica ed è un nazionalista. Non è che possa essere, questo è. E di conseguenza questo suo parlare del mondo contadino può perfettamente, anche se usa un artista ultramoderno per l'epoca, può sicuramente rinviare a un aspetto un po' reazionario, no? Come se lui fosse il rappresentante degli Junker tedeschi, i grandi proprietari terrieri. In verità lui è un amante non tanto dei contadini quanto dei boscaiuoli e dei legnaiuoli, perché il suo problema è di restare a vivere nella foresta nera, dove il problema sono gli alberi e lo sfruttamento semmai degli alberi, ma non certo il mondo contadino in quanto tale. Ma al di là di questo aspetto, che indubbiamente è presente e che è stato messo in evidenza in testi, in letture significative di questo testo heideggeriano, resta però il problema che quello che conta è che la verità che noi possiamo attribuire all'opera d'arte è esattamente questa, che l'opera ci dice che cos'è un attrezzo in verità, cioè che l'attrezzo, questa cosa banale con cui noi abbiamo costantemente un commercio, in realtà in questo attrezzo è presente il manifestarsi stesso della verità come passaggio, vi dicevo ieri, evento attraverso cui si passa da un ambito nascosto, la terra in cui si nasconde il seme perché possa poi germogliare, e dall'altro lato il mondo, cioè ciò che è aperto, ciò che è chiaro, ciò in cui si giocano i destini degli esserci, dei soggetti umani, chiamiamoli così, e si giocano in maniera esplicita, dichiarata, mentre la terra invece è un luogo della custodia, del nascondimento, della conservazione, che rende possibile però l'apertura del mondo. Cioè, in qualunque, allora, potremmo concludere che in qualunque opera, che è arte perché noi gli attribuiamo dopo per gli effetti che essa produce questo carattere di artisticità, che non ce l'ha in partenza e non può averlo, perché dire arte non vuol dire niente di per sé. È una società, è uno spirito del tempo, è una cultura che dichiara artistico qualche cosa, ma perché in esso ha colto, più che in altre espressioni, questo, se seguiamo l'indicazione heideggeriana, questo punto fondamentale, cioè il manifestarsi della verità come passaggio continuo dalla terra al mondo, conflitto che si apre sempre fra la terra che vorrebbe trattenere e il mondo che vorrebbe invece manifestare e mostrare, dunque un conflitto costante, uno Streit, dice Heidegger, che è il termine che usava Kant per indicare i conflitti fra le facoltà, lo Streit, il dissidio, il conflitto, e che tuttavia però in questo conflitto le due cose stanno insieme. Vi ricordate? L'opera è allegorica perché come cosa rimanda ad altro, ma è simbolica perché mette insieme ciò che non solo è diverso, ma può anche essere attraversato da un polemos. Pensate sempre a come Heidegger legge i presocratici e nel caso specifico il famoso frammento Eracliteo sul polemos come padre di tutte le cose, un conflitto. Allora, la verità è sempre questo, cioè la verità come ciò che viene, ciò che accade, per cui è storico, come vi dicevo ieri, è sempre il passaggio dal nascosto al manifesto, dalla terra al mondo. Ed è un qualcosa che è sempre conflittuale, nel senso che la terra cerca sempre di avocare a sé ciò che si dà nel mondo e il mondo cerca sempre di rendere visibile e illuminato ciò che sta nascosto nella terra. Ed è questo conflitto che costituisce
il destino specifico dell'esistenza dell'esserci, cioè della nostra vita. L'opera serve a questo. Ovviamente so di non avere risolto i problemi, ma non è che si risolvono, ma qui mi fermo perché mi pare che, anche perché poi lascio a Paolo di dire tutto il resto, perché sennò poi che dice?